Salve a tutti ragazzi e bentornati da Vrex. Oggi andiamo avanti nelle bizzarre avventure di JoJo, che nello scorso episodio siamo riusciti finalmente a uscire da questo cavolo di labirinto del destino, in cui alla fine abbiamo trovato il nostro bottino che era una scatola con delle fotografie. Ma prima di proseguire mi sono accorto di un paio di cose, un paio di dettagli mentre stavo editando gli altri video. Allora, uno era questo disegno qui. La squadra di supereroi che sono i buoni contro i cattivi. Non ci avevo fatto caso, però quello viola era quello che abbiamo trovato nella fortezza volante. Poi c'era la scuola mobile, poi c'era il Nevemante e poi c'era il Cattivozzo, ok? Quindi praticamente li abbiamo trovati tutti i cattivi, ma non riuscivo a trovare i buoni. Nell'episodio, nel secondo episodio, erano vuoti questi. Adesso invece sono tre. Il secondo, questo qua, era il guardiano della foresta, quindi il della foresta, cosa ho detto? Vabbè, insomma, guardiano della foresta, il vichingo che stava sul comodino di Chris. E adesso ci manca il coccodrillozzo. E il coccodrillozzo, mi sono accorto mentre stavo editando i video di esserci passato davanti 200.000 volte, ma di non averlo mai esaminato perché stava qua sotto il tavolo. Vedi, dinosauro giocattolo. It looks like more T-Rex is getting hungry. Cioè, almeno io credo sia questo, eh. Sì, è questo. Gioca. Vediamo un po' cosa succede adesso. Dinosaur Land is open for business. Eat everybody. I am more T-Rex, and you are my lunch. Roar! Basta. Ok, vediamo un po' se avevo ragione. Sì, va, completato. Ah, pensavo mi mancasse sempre uno, che ero io, perché non riesco a trovare la maschera, non ho idea di dove diavolo sia. Comunque, l'abbiamo completato. Niente, mi mancava il coccodrillozzo, che non era un coccodrillo, ma era il tirannosauro. L'altra cosa che vi volevo dire è che, in vostra assenza, io ho riletto ogni singolo documento che c'era in casa, fuori casa, ovunque, qualsiasi cosa testuale, e nessuno di quei documenti dà la soluzione del PIN del telefono. Quindi io, per disperazione, sono dovuto andare a cercare la risposta su internet. E la risposta era la squadra del padre, però tramutata in numeri, cioè ogni lettera corrisponde a un numero, ok? Quindi il PIN del telefono del padre è I need a pin code. qua. What is it? Ah, ok, non posso usare il tastierino. Allora è 4 2 9 o 8 3 2 9 4. I Cioè, can hack any system. vabbè, nel senso, ci devi proprio Let's diventare start. scemo su questo indovinello. Allora, sta. Ah, è un minigioco. Premi per usare la mostarda. Ah, ma è tipo Angry Birds. Ok. Oddio. Devo cercare di mantenermi alto. Oh, cos'è? Monete? Ah, le bustine di mostarda. Ok, che schifo la mostarda. Preferisco di gran lunga. Cos'è? Un nemico? Oh, era un pollo. Un tacchino volante. Preferisco, dicevo, di gran lunga la maionese. Non mi sono mai piaciuti questi giochini comunque. Exit. E abbiamo completato anche. Sì, e vai. Adesso restano soltanto tre obiettivi da completare, ovvero trovare sta cavolo di maschera che non ho idea di dove sia. Potrei allenare un po' la mia mira su quelle pericolosissime lattine di birra. Devo trovare delle lattine di birra su cui fare. Su cui I would love to fare. see Hot Dog Man team up with Captain Spirit. Ok, forse sono queste. Porta fu. Ah, ecco, ok, devo portare prima fuori la spazzatura e poi prendere le I lattine per hate that beer giocarci. can Ok. smell. Siamo vicini alla fine comunque, ragazzi. Non so quanto verrà lungo questo video. Devi allenare la mira. Prepara il bersaglio. Visto? Lo dicevo io. Nothing can escape the deadly aim of the beer hunter. Ma usi il fulmine che hai tatuato sulla mano oppure. No, ah, ecco, vai con la palla di neve. Perché sai, lui ha i superpoteri, no? Devo tirare io? Ok, allora, usa il mouse per mirare.
e quello per tirare. Ole! Ne rimangono due, sarà difficile beccarli insieme con una palla sola. Ci provo, magari la tiro nel mezzo, sai. Ok, l'ho toccata. L'ho soltanto toccata. E niente, allora ne devo tirare due. E una. Ah no, ok. Sai cos'è? Vai. Questo dice: scommetto che Mentroid si sta ancora nascondendo sul suo pianeta. Con il mio costume completo potrei usare la nave spaziale e scovarlo. Mi serve il costume completo. Allora, siccome nello scorso episodio avevo messo la roba in lavatrice, non è che magari la maschera era, come cliché comico, tra la roba da lavare. Un po' Lilo e Stitch quando si mette il reggiseno in testa. No, Stitch, non Lilo e Stitch. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Allora, io ho ancora delle chiavi. Le chiavi della macchina. Super guida. Ah, ok. Questa praticamente sarebbe l'astronave. E l'astronave la devo prendere una volta che ho trovato tutti i componenti. Ingresso principale. Apri. È bellissima. Poi c'è la camera che vibra, no? Come minimo c'aveva il pulsantino in mano. Ecco qua, non c'eravamo ancora stati. E questo effettivamente è l'unico. Ecco. No, perché chiudi? Stavo dicendo, questo è l'unico punto che non avevo ancora guardato. Magari la maschera era lì. Boh, ragazzi, non ho idea di dove sia la maschera. Io ho girato un mucchio. Ho cercato di riaprire 100 volte quel. Il garage, cioè, boh, non ho idea di dove possa essere. Trucchi, ci sono dei trucchi. Ooh, now I can use that makeup from Halloween. Per farci cosa? Usa? Trucchiamo il padre? No, no, guarda, non ci credo. Non ci erano i trucchi, la maschera. Ma dai, ma se uno se... My suit is almost ready. After I get some paint. Stai zitto un attimo, devo assorbire la cosa. Io vi giuro, sono stato ore a cercare sta cavolo di maschera, perché pensavo fosse un indumento che uno se la mette nel viso e poi se la lega dietro la schiena. Però adesso mi sento scemo perché lui l'ha disegnata. Quindi se uno disegna una maschera, vuol dire che comunque sia la maschera a che fare con i disegni, quindi con i trucchi. Sì, vabbè, certo, uniamo i puntini. Però almeno adesso so qual è lo step successivo, ovvero andare nell'astronave. Vabbè, saltiamo il capitolo maschera. Guarda come siamo fighi adesso. E guarda com'è bello avere tutto. No, perché? Perché non mi dà ancora la spunta della V? Vedi perché ti manda in pappa alle volte? Cioè, abbiamo completato tutto. E adesso ho anche la maschera addosso, ma non mi dà la spunta. Vabbè, prendiamo l'astronave e facciamo la super guida. I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. Ah, giusto. Ok, le bombolette so perfettamente dove sono. Devo colorare il costume. Ecco. Cos'è? Altra sequenza onirica. Un tanto di sigla. Il supereroe senza scarpe. Captain Spirit. Captain Spirit e tutti noi. No, basta. Sì, ma fa schifo l'armatura che si è fatta. Cioè, era molto più bella come l'abbiamo disegnata sulla carta. Questa che c'ha addosso fa schifo. Cos'ha? C'ha uno tipo uno sguardo arrabbiato che. Coi dentacci. Cioè, il mantello è ancora figo. Adesso possiamo finalmente prendere l'astronave usando la super guida. Vediamo un po' cosa succede. Mentroid. Vai. Anche perché questo Mentroid non l'abbiamo ancora affrontato. Come on, let's get going.
Captain Spirit, you copy? Are you there, Sky Pirate? È nella fortezza volante quello. Captain Spirit, I read you loud and clear. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Assolutamente. Don't worry about me. Mantroid is the one in danger. Gotta do a quick system check first. Instrument panel, check. Force field, check. Proton missiles, check. Escape pod, check. Windshield wipers, check. Everything looks good. Start the launch. We're going faster than light speed. What's that ahead? Oh no! Meteor shower! Turn on the force field! Too late! Emergency! SOS! Crash landing! Però almeno siamo arrivati sul pianeta di Mantroid, vero? I wonder how many ships Mantroid has crashed on this planet. Never mind. I landed safe. Time to explore! Esatto. Dai che voglio vedere questo strano nuovo mondo. Alla ricerca di nuove forme di vita per arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima. The planet is so dark. And the sky is so red. Like blood. Ma guarda che spettacolo però, l'ambientazione. But how could anyone live here? It's kind of sad and lonely. Mi sto esaltando. Giustamente, a pianeta alieno e c'è un lampione della luce, giustamente. Però sembra che la gravità sia molto più pesante qua. What's that sound? Something is coming. Chi? Da dove? Ma aspetta, ora che ci penso la... Mantroid, show yourself, you coward! Dicevo, la navicella non c'è più. È sparita. Non possiamo andare più veloci di così, eh. La gravità ci sta schiacciando al suolo. E i nostri stivali magnetici che fanno il moonwalk laterale non ci permettono di andare più veloce. Intanto una voce ci sta minacciando nelle orecchie. Credo che dobbiamo raggiungere la luce. Alan Wake insegna: sotto i lampioni sei al sicuro. Sempre che non esploda la lampadina nel mentre. This time you won't get away from me. Ecco. Bello. Fight me instead of hiding. Ti ha appena detto che è ovunque, quindi non si sta nascondendo. Sei tu che non lo vedi. Sta usando il potere della forza, non vale. Bestie, mostro, suino, tarzanelli, grinza. Oh. Che siamo morti? No, dai. Ai ai, Mantroid mi sa che ci ha battuti e ci ha riscaraventato sul nostro pianeta d'origine. You will pay for what you did, Mantroid. I swear.
Ok, ragazzi, termina qua l'avventura del Captain Spirit, perché adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Nell'episodio scorso accidentalmente avevo concluso il gioco perché credevo, ripeto, che dato che dobbiamo festeggiare il Natale, avvisare il padre che sta dormendo, insomma svegliarlo per andare a comprare l'albero, che sotto l'albero, nei regali sotto l'albero, ci fosse in uno dei pacchi degli oggetti che mi servivano per fare, non so, il set dell'armatura oppure altre cose per completare gli altri obiettivi, eccetera. E invece con la discussione che c'è stata ho completato il gioco. Ora, siccome quello che è successo con il padre l'abbiamo già visto nell'episodio precedente, c'è una cosa. Sì, c'è una cosa che... Vi fai parlare, Chris? Ecco, c'è una cosa che non avevo collegato subito e ve la faccio vedere adesso. Oh, e abbiamo completato anche gli ultimi due obiettivi. Allora, ragazzi, mi è stato detto da Hans che il gioco, siccome questo fa da ponte con Life is Strange 2, è collegato con Life is Strange 2. Quindi quel continua è perché il continuo della vicenda lo vedremo in Life is Strange 2. E se non vado errato, non vorrei dire una cavolata, quel bambino in fondo dall'altra parte della staccionata che lo saluta dovrebbe essere uno dei ragazzini che si trova all'interno di Life is Strange 2. Quindi questo spin-off e i due sono strettamente collegati. Quindi, ragazzi, abbiamo completato le fantastiche avventure di Captain Spirit. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel like e di dirmi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E noi ci becchiamo ad un prossimo video, che penso già di sapere cosa portare. Alla prossima!